manifestazione di protesta di USB, siamo dinanzi a Palazzo di Città di Taranto, ho al mio fianco Francesco Marchese, la questione della Nial Mail che si occupa appunto della corrispondenza di posta per Poste Italiane per il comune di Taranto, una serie a vostro dire di violazioni compiute appunto da Nial Mail nei confronti dei dipendenti, una serie di atti di ritorsione, sempre quello che appunto dichiarate, e quindi la volontà oggi, la decisione di incontrare il commissario prefettizio che peraltro ora non c'è, però è significativa la vostra presenza qui sotto Palazzo di Città. In breve ricostruiamo la vicenda ed evidenziamo le vostre rivendicazioni. Sì, dunque, è una vicenda che nasce all'incirca 2 mesi fa, quando in blocco i lavoratori della Nial Mail si sono rivolti all'USB, all'organizzazione sindacale, perché avevano appunto deciso di organizzarsi sindacalmente e mettere fine a 10 anni di soprusi subiti dal padrone, dal datore di lavoro che si comporta come un vero e proprio padrone delle ferriere in stile ottocentesco. La loro denuncia aveva portato alla luce una condizione di precarietà, ipersfruttamento, di negazione dei diritti, di autoritarismo nella gestione del personale. Di fronte a questo, in un solo mese dall'iscrizione al sindacato di buona parte dei lavoratori della società, la Nial Mail ha reagito come farebbe il padrone delle ferriere, cioè con una pioggia di procedimenti disciplinari, l'ultimo dei quali ha comportato la sospensione cautelare addirittura di una lavoratrice, che lascia presagire l'imminente licenziamento della stessa. L'anticamera proprio del licenziamento. Licenziamento, esattamente. E questo è avvenuto proprio brandendo il buon nome del Comune di Taranto, il quale è committente della Nial Mail. La Nial Mail per conto del Comune di Taranto recapita i verbali, le sanzioni amministrative per conto del comando della Polizia Municipale del Comune di Taranto. Utilizzando presunte segnalazioni da parte del Comune di Taranto, la Nial Mail ha fatto cadere una pioggia di contestazioni che stanno portando a questo, nascondendo il vero intento di questa operazione, che è la feroce rappresaglia nei confronti dei lavoratori che si sono iscritti. Quindi ora vorrete verificare come stanno le cose col Comune. Ora noi chiediamo un intervento urgente e improrogabile da parte del Comune, perché si faccia garante della responsabilità sociale dell'impresa, della regolarità e dell'applicazione dei contratti e delle leggi da parte della Nial Mail, e soprattutto impedisca che si possa ancora oggi attuare un processo di ritorsione e di rappresaglia nei confronti dei lavoratori che si iscrivono al sindacato, perché oggi la verità è questa, che la Nial Mail continua impunemente a violare norme di legge e di contratto, mentre gli unici a pagare sono i lavoratori. Chi tace continua a essere sfruttato, chi invece rivendica i propri diritti rischia il posto di lavoro. Il commissario, ci è stato detto, rientra lunedì, quindi ovviamente penso che la prossima settimana si ritornerà alla carica. Io credo che noi non molleremo da oggi e fino a quando non saremo ricevuti.